progetto Generazione a Confronto avvicina due mondi apparentemente molto distanti. Gli ospiti della casa di riposo di Roe Volciano hanno avuto la possibilità di interagire con i ragazzi dell'Istituto Superiore Giacomo Perlasca di Vobarno. L'iniziativa vuole mettere in risalto la struttura e le attività che la casa di riposo offre ai suoi ospiti. Il progetto ha avuto inizio con degli incontri di preparazione, dove i responsabili della RSA hanno preparato gli studenti alla realizzazione della terza edizione Generazione a Confronto, che comprende la mostra fotografica e la sua pubblicizzazione. Ho visto gli anziani ospiti sorridere vedendo in questi anni i ragazzi avvicinarsi a loro e ho visto i ragazzi scoprire un mondo che non conoscevano. E questo avvicinamento credo possa essere stato positivo per entrambe. È stato un progetto che io ho subito, abbracciato con entusiasmo, anche perché questa vicinanza dei giovani con le persone anziane che purtroppo stanno vivendo una fase della loro vita non semplice, ecco, e questa sinergia tra le due realtà, casa di riposo e scuola, ha portato a questo meraviglioso progetto. Tutto ciò è stato possibile grazie all'impegno delle animatrici che quotidianamente organizzano delle attività all'interno della casa di riposo, coinvolgendo gli ospiti che partecipano con entusiasmo. Allora, le attività sono molte, abbiamo l'attività manuale, che è quella dove gli ospiti lavorano soprattutto con la loro manualità, come le verdure che aiutiamo con la cucina, e poi abbiamo la tombola. Poi abbiamo anche delle attività cognitive come il cruciverba o comunque delle attività che stimolano la memoria. E poi facciamo le uscite, l'estate, le portiamo in gita e facciamo le feste, e le feste dei compleanni, questo piace molto. Ho trovato una famiglia, perché ormai la mia famiglia non esiste più, siamo io e mio fratello. E qui invece un po' di amicizie. Il personale è veramente ottimo, gentile, educato. Va bene che sono anch'io educata e le rispetto al massimo, perché noi abbiamo bisogno di loro, più che loro di noi. Questo meraviglioso progetto si concluderà con la mostra fotografica, che verrà esposta all'interno della casa di riposo di Roe Volciano nel mese di maggio.